La diatriba nasce dal fatto che in Italia non esiste purtroppo la figura del giocatore professionista di poker. E nel caso esistesse sarebbe tutto più semplice, perché ognuno pagherebbe il giusto dovuto e potrebbe scalare i buy-in e tutti i costi delle varie spese per poter andare a fare i tornei. E così non è, quindi si è soggetti sostanzialmente alla doppia tassazione, cioè se io vado a farmi un torneo in Slovenia pago le tasse al casinò sloveno e dopo dovrei pagarle anche allo Stato italiano, e questo non va bene perché nella comunità europea non esiste la doppia tassazione, e se lo Stato italiano richiede un'altra tassazione significa discriminare il mercato sloveno e quindi sarebbe discriminazione. E quindi il discorso non è per niente chiaro per il momento. La tassazione che quanto ammonta? Cioè se uno vince adesso magari mille euro in Slovenia, lo Stato italiano ne rivorrebbe quanti? Allora, 1000 euro non ne vorrebbe neanche uno, mi pare, perché sotto lo scaglione del 2008 di 2800 euro non vuole nulla, ma dopo partono i scaglioni IRPEF fino ad arrivare a un 43% sopra 75.000 euro. Quindi nel caso io vincessi 75.000 euro dovrei dichiararli e dovrei dare allo Stato italiano 43%. Senza considerare i buy-in, senza considerare tutte le spese che io ho fatto in quell'anno. Cioè se io ho perso 80.000 euro in tornei in un anno e una volta ho vinto 75.000, devo dare allo Stato italiano 40.000 euro. E questo è un pochino ingiusto. Le spese sono un costo non indifferente nell'economia globale di un giocatore di poker. Per cui se tu vieni qui, ora il buy-in è 2002 e stai 5 giorni qui, meno di 1000 euro non spendi, anche se vuoi andare stretto, perché un albergo che ti costa 100 euro a notte sono già 500 euro, e se mangi due volte al giorno almeno qui spendi non meno di 30 euro a pasto, per cui capirai che meno di 1000 euro di spese vuol dire 50% del buy-in, non è una cifra indifferente, per cui sono spese che vanno scalate dal reddito di un eventuale poker player, per cui senza fare questo discorso qui sarebbe impensabile poter chiedere una tassazione sull'ordo delle vincite. Un giocatore come te su 50 tornei live che fa, la media in cui si piazza in demoni qual è? Su 50 tornei live che faccio, la media in cui mi piazzo in demoni è magari una volta su 3-4. Perché insomma è un torneo dal vivo e c'è tanta varianza, sono tornei da 400 persone, e anzi tenere questa media sarebbe anche bello. Non so, io ad esempio ho giocato solamente il main event quando sono stato a Vegas, per cui ti dico che già stare, anche se esci subito al main event, andare lì, non puoi programmare una trasferta in cui vai, stai due giorni e torni, è solo di fuso orario, di viaggio, insomma è impensabile, per cui un giocatore che va lì mediamente ci sta un mese, gioca a vari tornei e quindi 30.000 euro di buy-in e... Magari facciamo su una media di 30.000 euro di buy-in, un mese lì ti costerà forse anche 10.000 euro in più, che sono spese che capirai, se tu mediamente dovresti avere una win rate abbastanza elevata per poterti permettere di poter affrontare in maniera ottimistica una trasferta del... Entrare nei primi 200 del main event. Ecco, quello, oppure fare diversi risultati, oppure fare un tavolo finale in un evento, che non è poco, insomma, per cui capirai, è insostenibile. Come diceva Dan Harrington, i tornei sono una lotteria, qualcuno non ha nemmeno il biglietto, qualcuno ne ha uno un po' più bravo ha due biglietti e i professionisti ne hanno cinque, però è sempre comunque una lotteria, insomma.